E buonasera a tutti voi dalla Stella Azzurra in questo ultimo venerdì di maggio, finalissima di Coppa Italia Serie A Lega Calcio A8. Si affrontano il Pizza Boom e la Ragnatela Pub. Veramente uno splendido campionato quello del Ragnatela Pub, che alla sua prima apparizione in Serie A conquista la salvezza e la finale della Coppa di categoria. Per il Pizza Boom, che ha lottato fino all'ultimo momento contro il Checco dello Scapicollo per accaparrarsi la finale, la possibilità di portare a casa un titolo iritato quest'anno. Il pallone raggiunge Rossi in mezzo a tre, che lascia per Cavaniglia il sinistro e deve impegnarsi Ripani per mandare il pallone sopra la traversa. Il tocco di schema per il numero 6 respinge Ripani un po' in maniera difficoltosa. Il destro di Cavaniglia e la palla alta di un niente sopra la traversa. Sarà calcio d'angolo per la Ragnatela Pub. Spiovente lo stacco di De Pedis e la palla che termina di un niente al lato dalla porta difesa da Merciaro. Palla buona per Melchiorre, Melchiorre serve sfratato, il destro in corsa e la risposta in tuffo di Merciaro. Rossi libera il tiro di Eddy che stava per... ancora Eddy, il destro e la palla che termina al lato. Rossi, sinistro a giro e la palla che stava per... insaccarsi in porta sulla deviazione del neo entrato La Rosa. Buono il pallone per il numero e la rete del Pizza Boom, il numero 7 Cavaniglia in rete con una rovesciata. Una leggerezza e il Rosa prova il destro che si stampa sulla traversa. Ancora Melchiorre, il destro a giro e la rete della Ragnatela Pub. Un gol strepitoso di Melchiorre. La traversa salva ancora una volta la Ragnatela Pub e termina in questo momento il tempo regolamentare della sfida. Le squadre andranno ai calci di rigore. Sul pallone Ripani, la rincorsa e la palla termina alta. Prende la rincorsa Caterini, una rincorsa lunghissima che può valere la Coppa Italia. Il destro e la rete! Il Pizza Boom vince la Coppa Italia di Serie A Lega Calcio 8, stagione 2012. Sì. Tanta sofferenza, una finale, penso giusto così, per quanto una partita contratta da entrambe le parti. Noi potevamo far meglio sicuramente, penso che potevamo giocare meglio e vincere la partita con più facilità. Nonostante ciò, le occasioni ce le abbiamo avute, due traverse, non riuscivamo ad entrare. Ai rigori è anche fortuna, se si arriva all'ultima oltranza è anche fortuna, però ci tenevamo, la volevamo. Penso che è il risultato di una stagione condotta ad alti livelli e siamo contentissimi. Per Alberto, per il gruppo, siamo contentissimi. Devo ringraziare i ragazzi che finalmente mi hanno dato una grande soddisfazione. All'inizio del campionato Daniele Rossi e io abbiamo fatto una promessa che avremmo fatto meglio dell'anno scorso.
siamo riusciti a fare meglio dell'anno scorso, perché l'anno scorso siamo usciti in semifinale battendo squadre molto importanti. Quest'anno abbiamo vinto la Coppa Italia, che l'anno scorso l'abbiamo persa. Fino adesso un trofeo in più l'abbiamo alzato. Finalmente devo ringraziare i ragazzi e poi devo mantenere una promessa a Marco Caterini, che quest'anno ha avuto due infortuni. L'hanno sostituito Merciaro e in porta e Coccioletti, due grandi portieri che l'hanno sostituita degnamente, e gli avevano promesso che la finale gliel'avrebbero fatta giocare. Lui si è tolto il gesso una settimana fa, e non ha parato un rigore, ma ha fatto l'ultimo, che era molto molto importante, e solo un grande campione in quella situazione riesce a farlo. Devo fare comunque tutti i complimenti a tutti i giocatori. Grazie Presidente, ciao. Grazie a tutti, a complimenti ancora. Ciao.